Patuanelli, poi c'è questa domanda, no, di questa ragazza che dice: questo dovrebbe fare la sinistra. Sinistra, dove sei su questo fronte? Questo dovrebbe fare la sinistra? Io credo che il tema è che la causa di tutto questo non sia né il lavoratore che accetta né il datore di lavoro che offre. È lo Stato che consente che ci sia un datore di lavoro che offre. Però più persone accettano e più si abbassa l'asticella, dice questa ragazza. Certo, però io vorrei vivere in un paese in cui c'è un piano industriale che consente di creare lavoro, che è la vera emergenza attuale, dove ci sono le tutele per i lavoratori più fragili, dove c'è un salario minimo che garantisce che chi lavora riesca ad arrivare a fine mese a prescindere da dove vive, perché questo è il tema centrale. Cioè, ci sono molti lavoratori che stanno sotto la soglia di povertà perché pur lavorando hanno uno stipendio che non gli consente di sopravvivere e arrivare a fine mese, e vorrei degli strumenti di accompagnamento al reddito nel momento in cui qualcuno resta fuori dal mondo del lavoro, cosa che può capitare nella vita di ciascuno. È evidente che non saremo mai nelle condizioni di avere tutti gli occupabili occupati, no? Quindi la disoccupazione zero non ci sarà mai. Queste cose lo Stato non è riuscito a farle, non è riuscito a farle quando governava la destra, quando ha governato la sinistra, quando oggi che sta governando la destra è ancora peggio. Forse perché riforme di questo tipo hanno bisogno di un tempo, una durata degli esecutivi che non c'è mai, vista la durata limitata di tutti i governi. Bisognerebbe non farli cadere. Bisognerebbe non farli cadere, ma dipende poi da cosa stanno facendo quei governi. Quindi qualche volta è giusto farli cadere, se ti riferisci all'ultima fase del governo precedente a questo. Proprio perché non si facevano queste cose, perché poi alla fine la denuncia che la mia forza politica ha fatto va proprio in questa direzione. Se guardiamo i punti che abbiamo messo al centro di quel dibattito politico che poi è sfociato nella crisi di governo, erano esattamente questi: la creazione del lavoro. Siete stati al governo in tutta la legislatura, per cui è un po' difficile assegnare la responsabilità al governo Draghi addirittura. Il Movimento 5 Stelle è stato l'unico partito che ha governato sempre la precedente legislatura. Mi assumo sempre le responsabilità delle cose che non siamo riusciti a fare, mi assumo anche però i meriti delle cose che siamo riusciti a fare, perché il decreto dignità è stato un decreto che ha portato stabilità nel mondo del lavoro, il reddito di cittadinanza è stato uno strumento criticabilissimo e migliorabilissimo di accompagnamento al reddito che ha dato risposte a una fascia molto debole della popolazione. Abbiamo provato, quando governavamo assieme al Partito Democratico, a fare il salario minimo, che è una proposta della ex ministra Catalfo, che però ha trovato un muro in una parte del Partito Democratico, perché certamente la parte di Andrea Orlando, che poi è stato anche lui ministro del lavoro, era molto favorevole all'introduzione di un salario minimo orario per legge, perché poi quando si parla di salario minimo e si parla di importo globale complessivo compresi gli strumenti di welfare, io dico sempre che la gente va a fare la spesa con la busta paga e col netto in busta, non con le altre parti che compongono il reddito di un lavoratore. Sul tema delle partite IVA, io che sono stato partita IVA per 20 anni, dico che intanto la rappresentanza è il problema, che lo sciopero delle partite IVA è difficile perché fanno un danno a se stessi, quindi non ci sarà mai, e quindi il loro potere di rappresentanza è molto limitato da questo punto di vista. Però è oggettivo che ci sono molte partite IVA che vengono utilizzate per eludere in qualche modo un rapporto di lavoro dipendente. Questo è un altro grande tema per cui l'ingegnera, la mia collega ingegnera, avrebbe dovuto avere tutele diverse da quelle che ha, perché doveva fare lavoratrice dipendente. Però si è intervenuti sul decreto dignità in fase Covid proprio per garantire la proroga dei contratti a tempo determinato. Cioè, se passa il messaggio... Quello che è successo in fase Covid era un'emergenza. Si è intervenuti perché rimanevano a casa tutti i contratti. Era necessario intervenire, però se passa il concetto che la tipologia di lavoro predominante è quella a tempo determinato con contratti di 30 giorni, credo che non sia questo che possa essere l'obiettivo di uno Stato civile. E questo era prima del decreto dignità, che ha portato invece a un numero di contratti a tempo determinato. Posso anche mettere in conto le vostre buone intenzioni. Che non condivido appieno. Io però le vostre buone intenzioni le ho viste anche con reddito di cittadinanza, che non ha prodotto nuovi posti di lavoro. Cioè, ma non aveva mai come obiettivo quello di produrre posti di lavoro, però Marco, partite dai, da un'idea giusta, poi vi fate trascinare sempre da questioni ideologiche. Ma non puoi dire che qualcuno ha mai sostenuto che il reddito di cittadinanza doveva creare lavoro. Detto che crea lavoro. Voi avete utilizzato una bandiera ideologica. Mai detto che crea lavoro. Prego, Patuanelli, arrivo a tutti. Quello che Osnato, per la sua forza politica, chiama coerenza, parla di ideologia per gli altri, no? Per cui
io potrei dire che è ideologia aver smantellato il reddito di cittadinanza senza dare alcuna alternativa, perché oggi io capisco la vostra posizione politica, non la chiamo ideologica, la chiamo politica, è normale che le forze politiche abbiano posizioni diverse sulle diverse questioni. Io mi chiedo, dal 1 agosto del 2023, posto che non c'è in piedi nessun tipo di altro strumento, e fino al 1 gennaio 2024, quando mi auguro farete una riforma dei sistemi di accompagnamento al reddito, chi non ha lavoro dove va a vivere e come paga le bollette e come si paga il cibo? Perché questo è il tema. Perché ci saranno moltissimi italiani, dato che è stato smantellato anche il super bonus, anche quello forse per ideologia e non del tutto da questo governo ma anche da chi vi ha preceduto che anche su quello ha sbagliato, che lavoratori del mondo edile che usciranno da quel mondo senza avere requisiti per la Naspi e che non avranno assolutamente nulla con cui vivere dal 1 agosto del 2023, cioè dopodomani. Quindi ideologia è smantellare in legge di bilancio in tutta fretta uno strumento che avrà avuto mille difetti ma che sicuramente dava una risposta a alcune esigenze del paese senza avere nulla in alternativo, senza aver fatto nulla per accompagnare quelle persone che resteranno senza lavoro. Stato, che questo fine fanno elemento. Queste persone tra 6 mesi? Il secondo elemento che però volevo sottolineare sì. È che anche, come posso dire, mettere un punto di attenzione su una questione. Io ogni volta che mi trovo a parlare di questi temi con esponenti di centrodestra, da quelle forze politiche trovo il disegno di un paese formato da persone che non hanno voglia di fare nulla, che vogliono stare col culo sul divano a sbaffo dello Stato. Questo è quello che avete creato voi. Gli italiani non sono questo. Gli italiani non sono questo. Il fatto che ci fosse uno strumento che ti consentiva di formarti con centri per l'impiego che non funzionano, che sono di competenza regionale. Non mi risulta che il Movimento 5 Stelle esprima alcun presidente di regione, ma i centri per l'impiego sono competenza esclusiva delle regioni. Abbiamo messo un miliardo di euro che non sono stati spesi dalle regioni. Sì, chiusa la parentesi sui centri per l'impiego, ma non vedo gli italiani che hanno voglia di stare sul divano a non far niente. Vedo persone che non trovano posti di lavoro per tante ragioni e non vedo al contempo un piano industriale per il paese che crei lavoro. Però che vedi anche imprenditori che non trovano lavoratori, li vedi quegli imprenditori che come non sempre. Trovano lavoro? Che no, come sempre, come io ho visto un dibattito nella mia città, un dibattito sempre. Dei commercianti che dicono non troviamo lavoratori. Ci sono 900 persone a Trieste che hanno reddito di cittadinanza. Ora uno non mi può dire che 900 persone, una città di 200.000, è il problema dei commercianti che non trovano. Dai, allora, arriva Bentivogli, volevo sapere da Osnato. Quanto durava? Al marzo 2020 con il Covid è stata necessaria una proroga indistinta. La prima applicazione del decreto dignità di quando è? Quando nasce il decreto dignità? Col governo Conte 1, sì, per cui tra 2018, non mi ricordo che il mese preciso, però... Con la legge di bilancio 2019 a marzo 2019, ricordo che dopo 12 mesi, alla scadenza dei primi contratti, eravamo a marzo 2020 già in pieno lockdown. Quindi dire il che il funzionamento è stato proprio dato... Ma il funzionamento è stato dato dall'emergenza che abbiamo affrontato. Sì, cioè, ma lo stesso Presidente del Consiglio ha dovuto derogare... Ma chiaro che i contratti di 12 mesi in quel momento di quel tempo. Il tema è che è rimasto che Mario dopo 12 mesi però è rimasto di dire a 36 mesi non si deve arrivare a 30 con il lockdown e le aziende chiuse come si può dire che era rimasto non è questo. Oggi cos'è accaduto? È accaduto che le persone, se tu non costruisci per battere il precariato uno strumento che incentivi i passaggi a tempo indeterminato, Mario a 12 mesi va a casa e viene sostituito da Maria. Punto. Mentre prima e le persone lo consideravano un vantaggio, almeno arrivavano a 36 forse mesi. Erano pochi, ma nel decreto dignità gli incentivi a chi assumeva dopo i 12 mesi a tempo indeterminato c'erano. Va rafforzato quella parte lì. Il livello di decontribuzione è bassissimo. Io non sto dicendo che abbiamo messo in campo strumenti perfetti. Tutto è perfettibile e certamente sia il decreto dignità nella parte non delle delocalizzazioni che non ha funzionato per niente, ma sulla parte del... ricordi quando Di Maio diceva fermeremo tutte le delocalizzazioni, non ne ha fermata una. Ricordo tutto. Alla Whirlpool, ricordo anche ti che ricordi? Sono stato suo successore, ti ricordi sulla Whirlpool? Il decreto dignità sulla parte che stimolava l'utilizzo del contratto a tempo indeterminato come forma principale di contratto di lavoro era giusta, aveva delle declinazioni sbagliate, bisognava mettere a posto quelle, non smantellare. Se uno parla genericamente di contratto a tempo indeterminato, ma non crea gli incentivi. No, bisognerebbe dedicare ore di dibattito a quello che adesso ha detto la Presidente, perché ha citato due aspetti secondo me fondamentali su cui si
dovrebbe fare un po' di discussione. Intanto questi 3 anni hanno messo in discussione il modello di sviluppo. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento, che cozza un po' con quello che abbiamo detto fino adesso, che siamo su quale, sulla quale siamo tutti quasi d'accordo, cioè sul fatto che bisogna formare le persone al lavoro, ma in realtà l'estremizzazione della formazione al lavoro ha portato a non formare persone. Quindi abbiamo formato lavoratori, certo, ma non persone. Io dico sempre, io ho 3 figli, quando mi dicono cosa vorresti, che diventasse ingegnere, medico, avvocato, no, io vorrei che diventassero delle brave persone. E probabilmente dal punto di vista della formazione e dell'istruzione soprattutto, stiamo formando giovani deboli, formando giovani poco strutturati nell'approccio alla vita più che al lavoro. E queste sono 2 cose ovviamente che non c'entrano una, certo, con l'altra, ma sulle quali dovremmo fare dei dibattiti in questo ha inciso molto poi, gli anni di pandemia che abbiamo avuto, proprio a fare una riflessione sicuramente diversa, rispetto alla solitudine interiore che ha creato nei ragazzi il distacco dalla società. L'effetto che vediamo oggi è proprio questo, è l'incertezza, è il non vedersi collocati in un posto per il resto della vita, ma il dire vabbè, navigherò un po' a vista, perché alla fine delle certezze che avevo mi sono crollate addosso quando c'è stata la pandemia. Quindi credo che quello sia un elemento centrale anche del modo e dell'approccio che dovremmo avere con le generazioni che oggi si apprestano a diventare lavoratori.